Dagli studi di Cologno Monzese di Canale Italia, buonasera amici di Caffè Novecento e di Business 24, questo è il grande galà di Caffè Novecento, il meglio, gli highlight più belli delle interviste che abbiamo avuto con Business 24, nel mese di Business 24, anche all'interno della nostra quotidiana Pole Position. Allora, lasciamo subito entrare il primo ospite, o meglio, vediamo subito il primo highlight. La produzione di articoli in gomma nella storia ultra trentennale della Art Gomma di Osteria Grande. Siamo un'azienda che produciamo articoli tecnici in gomma a Bologna, a Osteria Grande. Siamo un'azienda a conduzione familiare, produciamo articoli per conto terzi su ordine del cliente e abbiamo svariati macchinari. Siamo un'azienda a conduzione familiare, abbiamo svariati macchinari che vanno dalle piccole macchine fino a delle macchine grosse con capacità di iniezione fino a 5.000 centimetri cubici, quindi riusciamo a coprire una vasta gamma di prodotti. Diciamo che il nostro la gomma abbraccia tutti i settori, quindi va dalle macchine per legno, per vetro, rulli, l'industria, facciamo un po' di tutto quello che si può fare in gomma. Il vino, l'enologia, tutto quello che c'è dietro la nascita di una buona bottiglia che arriva sulla nostra tavola, se ne occupa un'azienda di Imola, la Morini Luigi, e vediamo che cosa ci aveva detto Guido Garelli. Buongiorno, sono l'agronomo che segue soprattutto il settore enologico della Morini. Il nostro settore in questi ultimi anni si è estremamente sviluppato nella consulenza, nella gestione delle aziende per la produzione vitivinicola ed ultimamente anche nel settore dell'export dei vini italiani. Il nostro obiettivo è quello di assistere le aziende nella loro attività gestionale, nel farli crescere da un punto di vista della qualità e riuscire a sviluppare il settore vitivinicolo per eccellenza nella loro azienda. L'obiettivo che abbiamo è quindi quello di migliorare continuamente questo tipo di approccio di assistenza alle aziende e di sviluppare notevolmente il settore export del vino nel mondo. La meccanica di precisione, quando l'artigianalità lavora davvero sui centesimi di millimetro per rendere un prodotto perfetto. Ce ne ha parlato Luca Giacobazzi. Allora, la Rettifica 2G è un'impresa artigianale a conduzione familiare, facciamo rettifica a conto terzi. La rettifica è una particolare lavorazione meccanica, solitamente posta alla fine del ciclo produttivo, consiste nell'asportazione di metallo con mole abrasive, laddove è richiesta tolleranze dimensionali molto ristrette, parliamo generalmente all'interno di un centesimo, e dove sono richieste finiture superficiali molto elevate, senza imperfezioni, diciamo, di sorta. Da sempre, diciamo, che la nostra attività è partita nel 1978, da sempre siamo sinonimo di qualità, affidabilità e continuità per il futuro. La consulenza in materia fiscale, tributaria e anche per quanto riguarda la successione o la messa in regola di personale domestico straniero. Di questo e di altro abbiamo parlato con lo studio Hama Melis. Lo studio Hama Melis si occupa di servizi rivolti alla persona. Quindi questi servizi possono essere dalle dichiarazioni dei redditi alle pratiche di successione alla messa in regola della colf, badanti o babysitter. La società è nata per base alla nostra esperienza decennale in questo settore. Riusciamo ad operare su tutto il territorio nazionale attraverso la nostra rete che è il CAF Lavoro e Fisco.
quindi ci occupiamo prevalentemente di colf, badanti, babysitter nel disbrigo di tutte le pratiche amministrative, ma abbiamo anche un occhio di riguardo rivolto ai cittadini stranieri, quindi dai ricongiungimenti familiari, ai permessi di soggiorno, alle carte di soggiorno, a tutto ciò che permette a queste persone di vivere nel nostro paese in maniera regolare. Ci occupiamo di successioni e anche in questo caso riusciamo ad operare in tutto il territorio nazionale. Il salame, i salumi, tanti prodotti ottimi davvero per i più ghiotti che ci seguono, ma sono a volte prodotti anche biologici e in alcuni casi privi di glutine, quindi interessanti per un largo pubblico. Ce ne ha parlato Salumificio Franceschini. Salumificio Franceschini nasce nel 1964 da due fratelli, Primo e Pasqualino, che portano avanti l'azienda grazie anche all'intervento dei figli di Primo e dei figli di Pasqualino, che iniziano questa produzione di salumi sempre puntando sulla qualità, facendo un prodotto che negli anni si è sempre evoluto fino ai giorni d'oggi, dove è privo di allergeni del glutine, è un prodotto biologico e è un prodotto di alta qualità che vediamo che riscontra molto successo sulle tavole degli italiani. La stampa digitale, le nuove tecnologie 2.0 e oltre, ne abbiamo parlato con il centro stampa Digital Print di Rimini. Il centro stampa si è sempre contraddistinto nella sua storia per cercare di fare una stampa sempre più customizzata e personalizzata. Mentre c'era un mondo che andava sulla stampa massiva, sulle grandi tirature, noi abbiamo sempre puntato alle piccole tirature, in tempi veloci e altissima qualità. Abbiamo clienti molto importanti come Ferrari, Maserati, il Technogym e anche il gruppo Fiat. Cerchiamo di gestire l'intero flusso di lavoro all'interno della nostra azienda, perciò diciamo dal file si arriva al prodotto finito. Diciamo. Ed è circa 25 anni che siamo sul mercato e il grosso incentivo l'abbiamo avuto con la stampa digitale, diciamo dall'inizio degli anni 2000. Progetti di ingegneria altamente innovativi che vengono sviluppati attraverso il know-how di un'azienda che si chiama Hypertech Solution, che fornisce personale altamente qualificato ad altre aziende. Ne abbiamo parlato con l'ingegner Dall'Olio. Sì, Hypertech Solution è un'azienda di ingegneria meccanica, si occupa di innovazione, trasferimento tecnologico e attività industriali. I nostri mercati sono dall'oil and gas, automotive, packaging, motorsport, aerospazio e tutto quello che riguarda l'innovazione a 360 gradi. Abbiamo 4 sedi in Italia, sede legale a Rovereto, provincia di Trento, Ozzano, provincia di Bologna, Bertinoro, in Romagna, e Preganzolo, provincia di Treviso. Siamo costantemente alla ricerca di neolaureati, quello di cui noi abbiamo bisogno sono ragazzi volenterosi, pieni di passione, perché il nostro mestiere è particolarmente gravoso e impegnativo. Non abbiamo preclusioni con le donne, ne abbiamo anche diverse nel nostro organico, quindi non perdete tempo, www.hypertech.it. L'esperienza, la storia di una grande realtà multinazionale con le radici molto ben piantate qui in Italia, si parla di abbigliamento, si parla della Bonprix. Quindi la multicanalità per noi è la base del nostro lavorare, vuol dire noi siamo partiti con cataloghi, tanti milioni di cataloghi, poi al nostro favore è nato tutto il mondo dell'internet, è diventato e-commerce perché adesso è anche mobile, abbiamo un mobile shop, vendiamo su tablet, sempre più su mobile phone e multicanalità vuol anche dire in questo contesto il viaggio da un canale, vuol dire da un device a un altro, quindi uno ci scopre sul telefonino, dopo viene approfondito tutto un po' sul tablet e alla fine l'acquisto viene concluso al desktop. E questa è la nostra versione, la versione Bonprix di multicanalità.
il ritratto di un vero imprenditore, Dante Marchetti, della Officina Meccanica Marchetti. L'Officina Meccanica Marchetti progetta, costruisce e segue la vita di stampi durante la produzione di particolari costruiti a iniezione in termoplastico e silicone liquido. La vita dello stampo è seguita dall'azienda in ogni sua fase, dalle lavorazioni iniziali fino ad avere con il cliente un'intesa e alla vita stessa dello stampo mediante le operazioni di manutenzione, di modifica e di misurazione delle campionature ricavate dallo stampo stesso. Una villa di straordinaria bellezza, vini eccellenti italiani, sono i due ingredienti di Palazzona di Maggio. Che cosa ci avevano detto? Allora, la villa, che appunto risale alla fine del Settecento, ha degli affreschi interni di particolare pregio e originali, e anche i pavimenti, per cui il visitatore, noi appunto ci sono parecchi visitatori esterni, rimane colpito perché non ci sono ricostruzioni o anomalie e quindi la villa è nel suo splendore come fosse nel Settecento. I nostri vini, partendo dal nostro vino di punta, il Dracone, che prende il nome da un condottiero romano che viveva stanziato nel nostro territorio, ed è un Merlot, Cabernet Franc e Petit Verdot. Viene invecchiato minimo 24 mesi in botte e poi fa affinamento in bottiglia proprio nelle cantine della villa, nelle vecchie cantine della villa. Poi abbiamo Sangiovese di Romagna Superiore, Ulziano, antico nome di Ozzano, e uno Chardonnay in purezza che si chiama Maleto, che era un piccolo borgo. È un prodotto di eccezionale bontà che si sposa con tanti piatti della tradizione italiana e ha una storia antichissima. Come antichissima è la storia della acetaia Giusti. La Giusti è un'azienda di 400 anni, siamo alla 17ª generazione, abbiamo botti di 1700-1800 e attraverso il lavoro su queste botti, naturalmente botti più moderne, un sistema di fare l'aceto tradizionale balsamico di Modena IGP e aceto balsamico tradizionale di Modena DOP, creiamo una collezione di diversi prodotti di aceto balsamico. Per cui abbiamo aceti balsamici tradizionali DOP invecchiati fino ai 25 anni e una collezione di aceti balsamici di Modena IGP che sono distribuiti oggi ormai in diversi paesi nel mondo, utilizzati da chef per varie ricette, chef di alto livello, poiché l'aceto balsamico effettivamente viene utilizzato ormai da tutto il mondo. Siamo appena tornati dalla Norvegia, dove per esempio una celebrity chef ha utilizzato il nostro aceto balsamico per dei piatti locali stranissimi. Insomma, il bello di questo prodotto tradizionale tipico oggi è anche quello di venire utilizzato nel modo più fantasioso dagli chef di tutto il mondo. Nel mondo del 2015 è sempre più necessaria una formazione di carattere internazionale. Ne abbiamo parlato con International School of Bologna. IBO, appunto, acronimo di International Baccalaureate Organization, è un metodo di insegnamento rivoluzionario. È stato creato a Ginevra, sede principale, e Londra, filiale secondaria, con l'intento di non riempire più di nozioni i nostri studenti, ma di farli indagare le complessità del nostro mondo in cui viviamo. L'International School of Bologna è riuscita, dopo varie visite ad alcuni anni, ad avere la certificazione di questo diploma. Siamo fieri di questo perché appunto possiamo fornire ai nostri studenti il miglior, a nostro parere, metodo di apprendimento esistente al momento e il più moderno per essere pronti al mondo di oggi e non a quello di ieri. Il futuro di un paese passa anche attraverso le sue tecnologie di comunicazione. Abbiamo parlato di banda larga con i laboratori Guglielmo Marconi. Laboratori Guglielmo Marconi si occupano di progettazione di sistemi e di information technology e governano processi di comunicazione, quindi la gestione e il monitoraggio di piattaforme tecnologiche per facilitare la comunicazione di enti e di aziende che ormai fanno uso delle comunicazioni come strumento indispensabile per poter offrire i propri servizi e renderli fruibili a distanza.
sostanza quindi una competenza di progettazione ma anche di governo dei sistemi in termini di raggiungibilità e di sicurezza di quanto viene messo a disposizione. E la cultura deve crescere, la competizione e diciamo, l'evoluzione di un paese passa attraverso questi elementi cardine che noi riteniamo importanti per la nostra crescita. Il trattamento, la depurazione delle acque, la microfiltrazione per bere un'acqua già potabile ma ancora più buona. Ce ne ha parlato Riccardo Scagliarini. Acutechnology è una giovane attività emiliana che ha voluto investire le proprie risorse su una ricerca e sviluppo di prodotti inerenti alla purificazione dell'acqua. Ad oggi abbiamo progettato tre tipologie di prodotti, Depurissimo, Depuro e Decal, con l'obiettivo di abbattere innanzitutto i costi di acquisto, di manutenzione e soprattutto guardando a un sistema di risparmio energetico e ecologico. Ad oggi siamo riusciti a avere buone prospettive sull'ambito internazionale di vendita, infatti soprattutto nel mondo del nord Europa siamo molto apprezzati perché riusciamo a dare tecnologia e qualità col Made in Italy. La ricerca farmaceutica, lo sviluppo farmaceutico raccontato dalla Polycrystalline di Bologna. La Polycrystalline è un'azienda nata a Bologna nel Dipartimento di Chimica che si è sviluppata e ha adesso la nuova sede a Medicina, sempre nella provincia di Bologna. Consta di 13 dipendenti ed è focalizzata principalmente sulla ricerca e sviluppo di farmaci allo stato solido. Quello che facciamo adesso è lavorare per tutte le aziende farmaceutiche italiane e siamo aperti anche verso il mercato estero, Europa, Stati Uniti ed Asia. Nel prossimo futuro Polycrystalline vedrà un grande sviluppo, cioè ci sarà un investimento di 1 milione di euro grazie all'entrata in società di un investitore e ci permetterà di fare un balzo in avanti, quello di trasformare un'azienda che è un laboratorio di ricerca in un sito produttivo che potrà offrire posti di lavoro, nuova tecnologia e nuova innovazione al mondo farmaceutico. Un marchio leggendario nei motori italiani che si sta affermando anche nel settore dell'elettrico. Abbiamo avuto ospite Italjet. La svolta elettrica nasce dall'esigenza di creare prodotti con inquinamento zero. Oggi i centri storici delle nostre città soffrono chiaramente l'inquinamento che viene prodotto dai veicoli a motore. Crediamo in un forte sviluppo di questo settore verde, per così dire, perché la mobilità in Italia è molto importante soprattutto per i centri storici, quindi ci siamo voluti concentrare su un tipo di prodotto che non ha limitazione di percorrenza nel traffico e soprattutto nei centri storici. L'elettrico rappresenta e rappresenterà nei prossimi 10 anni il futuro della mobilità su 2 e 4 ruote. Dai Colli Bolognesi una storia di passione, di vino e di turismo. E ce n'ha parlato la tenuta Bonzara. Dunque, la filosofia dell'azienda è proprio quella dell'attenzione totale alla qualità, per cui negli ultimi anni si è deciso anche di abbassare le rese dei vigneti per aumentare proprio la qualità del prodotto e in modo da dare anche un respiro, diciamo, internazionale al nostro prodotto e al nostro territorio. Ed ecco, il territorio è l'altra parte fondamentale, fondante della nostra filosofia. Sì, questo ci ha portato comunque a aprire la nostra cantina a quelli che sono i clienti, in modo che non sia più il vino ad andare nelle case, ma le persone a venire da noi. E è per questo che la nostra è un'azienda multifunzionale che non si occupa solo di vino, ma si occupa anche di ospitare le persone durante i matrimoni, durante gli eventi che quasi quotidianamente ormai riusciamo a gestire, e in questo modo siamo riusciti ad aprire il territorio e l'azienda anche insieme alle altre.
Dalle università italiane molte volte escono delle aziende che poi fanno successo in tutto il mondo. È il caso della LEBSC. Ce n'ha parlato il professor Norberto Roveri. È importante fare quello che nella vita gratifica. E io sono circondato da giovani che sono gratificati nel potere risolvere un problema. Sono chimici, quindi un problema chimico per chi? Per l'industria. L'industria è piena di problemi, migliorare i prodotti, disinquinare, in tutti i campi. Allora se uno anche può contribuire un pochettino si sente un artefice. Non guardare tanto il risultato economico che spesso non viene o occorrono tempi molto lunghi, però trovare soddisfazione nel fare una cosa dice che un altro non ha fatto. Io sono stato il primo a fare quel passettino in più e con questa volontà si riescono a fare cose grandissime. Grandissime per se stessi, torno a dire, non grandissime per uno chissà cosa pensi di ottenere. Il mare termale a Bologna. Sembra un mistero, qualcuno lo sa, tanti già lo hanno sperimentato, ce ne ha parlato il professor Antonio Monti. A Bologna, e quando i turisti vengono rimangono colpiti dalle due torri, rimangono colpiti dai portici, poi imparano, sentono parlare perché ci sono i siti che parlano appunto che c'è, ci sono anche le terme eccetera eccetera, e quando vedono che a Bologna ci sono le terme molti rimangono meravigliati eccetera, ma in modo particolare rimangono meravigliati quando si informano cos'è che noi facciamo con le terme. Perché oggigiorno possiamo dire che il mare termale bolognese, per quello che riguarda tutte le proposte che si possono realizzare con l'acqua, possiamo dire che è all'avanguardia, proprio perché c'è un gruppo di professori universitari e di medici che studiano tutte le applicazioni dell'acqua legate alla persona per quello che riguarda la salute, il benessere e la longevità. La passione per le auto d'epoca raccontata da un autonoleggio in provincia di Bologna. Il servizio principale appunto è quello del noleggio delle auto, in particolare delle auto d'epoca, per matrimoni o per comunque qualsiasi anniversario il cliente ci richieda, anche anniversari di, non so, 50 anni di matrimonio, qualcuno l'abbiamo fatto ed è stato proprio speciale. Le nostre auto d'epoca sono di elevato livello, oppure anche tipo i maggioloni o le due cavalli, un po' più fruibili anche per eventi anche più piccoli, serate romantiche. Le nostre auto d'epoca ci hanno permesso nel tempo di collezionare questa passione e siamo arrivati a un bel numero di auto d'epoca, insomma, e soprattutto abbiamo la fortuna di avere anche clienti che solo alla fine del noleggio ci hanno detto che la macchina con cui tra virgolette l'hanno noleggiata era la loro quando si sono sposati 20 anni prima, ed è stato molto emozionante. Questo era il meglio di Caffè 900, di Pole Position, di tutta la programmazione, possiamo dire, di Business 24. Allora adesso lasciamo spazio alla programmazione di Canale Italia. Noi ci rivediamo qua prossimamente, ci seguite su Facebook. Grazie per essere state con noi.